Io pensavo di poterla posticipare, perché era la riunione del Partito Democratico. Avevo detto che la volevo fare nel prossimo consiglio. C'è sempre qualche motivo per fare, diciamo, da contrappasso, diciamo, a quello che di peggio propone la politica italiana. Però è evidente, Presidente e consiglieri, che il fatto che firmi il capogruppo del Partito Democratico non ne determina necessariamente il coinvolgimento del gruppo e purtroppo, insomma, il mandato che mi viene in questa seduta conferito da, diciamo, dal Partito Democratico nella sua provvisoria costituzione è diverso dalla lettera che firma il capogruppo del Partito Democratico. In realtà è un incontro che si è avuto all'interno della sede, torno a ripetere, provvisoria del partito, che è in una fase costituenta. I consiglieri Fulcio e Bazzi sono presenti a quell'incontro, hanno ribadito la giustezza della revoca di quell'atto e hanno ribadito in quella sede che la necessità nel procedere alla nomina dei nuovi revisori passava attraverso la necessità di garantire al... Consigliere Puccio. Ma c'è il consigliere Russo che vuole arrivare in mezzo. Consigliere Puccio, consigliere Puccio, che deve curare sul terreno, sì, sì, no, chiedo consigliere Russo perché poneva delle domande, consiglieri, inutilmente. Non gli è consigliere il consigliere Russo, vuole domande adesso. No, perché stiamo ragionando per rappresentare, diciamo, e poi magari, insomma, chiariamo anche qual è stata la proposta del consigliere. Il punto qual è? Quindi noi riteniamo che la revoca di quell'altra è un atto dovuto, quindi confermiamo quanto già detto nel precedente Consiglio Comunale, riteniamo che sia necessario procedere alla nomina dei revisori senza ulteriori indugi. Pare assai anomalo che un ricorso al TAR venga modificato da un consigliere comunale. Ho depositato un consigliere comunale perché diventa una cosa anche strana, quasi come se qualche consigliere volesse tutelare qualche, diciamo, revisore eletto in un disegno, diciamo, probabilmente che ci sfugge, perché noi siamo convinti che le nomine sono state fatte liberamente in maniera errata e abbiamo spiegato i motivi. Pertanto io sono convinto di rappresentare a questo livello tutto il documento steso nella serata di domenica sera, la linea del Partito Democratico, che i consiglieri Fulcio e Bazzo, che hanno quindi sottoscritto quel documento, hanno un interesse a procedere alla nomina dei revisori e sicuramente non potranno accettare un ulteriore immotivato, inutile rinvio che non porterebbe altro che un questo sì un danno per l'ente. Grazie.